Signore e signori, benvenuti al Dinner Club. Ok. Cosa rende indimenticabile un piatto? La persona con cui lo mangi? No, lo so. Un grande chef che lo cucina. Ruffiano, ruffianissimo proprio. È così, è così. Pure quanto lo paghi, quando io disse, il piatto lo paghi 300 euro, lo ricordi sicuro. Indimenticabile. Sono gli ingredienti. Certamente. E gli ingredienti che rendono indimenticabile Dinner Club siete voi quattro. Carino. Grazie. Voi quattro. Grazie. Voi sei. Voi quattro più le due veterane. No, sono veterane, mi hai voluto perché sono anche la tua badante. E io comunque ci sarei stata, perché sono la campionessa in carica. Certo. Ma a me hanno detto che non era una gara, però. No, no, è una gara. Ma non è una gara. Prima regola del Dinner Club. Dovete essere disposti a viaggiare con qualsiasi mezzo. Certamente. E in qualsiasi luogo. Eppure scomodi, mi sembra di capire. Ma come ti sei vestito? Perché? Guarda un'aquila del Tirolo! Seconda regola. Viaggerete sempre in coppia. E uno dei due sarò sempre io. Detto così suona come una minaccia. L'ampetrone cosa vuol dire? Perché scureggi? Ma scusa, l'ho detto. Un tuo antenato, pensa. Questo è un tuo antenato. Terza regola. Sì, però devi andare un po' più veloce perché sì. Così siamo già sfranti. Sì. Terza regola. Però ascoltiamole, anche perché se no non potete vincere. E io ho vinto, c'ho una bella coppa a casa. Veramente. Quindi non è un gioco, capito? Che tu non è una gara. Attenzione. Vabbè, allora saltiamo tutto e andiamo direttamente alla quinta regola. Nel Dinner Club non ci sono regole. Ma la quarta regola non c'è? Ah! D'accordo. Poteva pure non dire la prima, giusto?